Villarreal state vincendo questa partita, cosa vi serve per chiuderla e cosa manca ancora? Devo essere semplicemente più concreto sotto porta, perché stiamo creando come sempre le occasioni, soffrendo poco. Basta essere concreto sotto porta e possiamo portare due punti a casa. Ragazzi, state a un gol. L'importante adesso è cercare di ripartire e cercare di fare un secondo gol. Pensate di farcela? Speriamo, dobbiamo calciare un po' di più, siamo un po' troppo altrui sotto la porta. Calciando, secondo me possiamo portare la partita a casa. Vabbè ragazzi, bocca al lupo. Stanco, parlo di poche parole. Amoruso, state perdendo. 1-0 state perdendo. Comunque state mantenendo bene questa partita. Sì. Cosa vi serve per fare un gol? Un po' più di cattiveria sotto porta e qualche fraseggio in più, portare meno palla. Speriamo in un secondo tempo migliore. Va bene ragazzi, in bocca al lupo per il secondo tempo. Buonasera, siamo qui sui Kennedy Stadium che ha visto scontrarsi Johnson Harper contro quelli del Bannella. Do la medaglia di migliore in campo ad Aiello. Aiello, avete vinto questa partita, avete fatto tutto quello che c'era da fare. Di partenza, avete fatto gol. Non vi potete lamentare per questa sera, a parte se vogliamo trovare il pelo nell'uovo, solamente quel unico gol che hanno fatto loro. Sì, sì. E vi hanno prestato, diciamo, tutto il tempo e voi siete riusciti a resistere. No, no, ma è stata una partita dura, difficile. Loro hanno giocato benissimo, ci hanno messo molto in difficoltà in difesa e comunque siamo riusciti a vincere, quindi questo era l'importante. Va bene. A chi vuoi dedicare il primo campo? A tutti quelli della mia squadra che hanno sofferto e abbiamo fatto una bella partita. Va bene ragazzi, in bocca al lupo per il prosieguo. Grazie. Siamo qui con Amoruso. Bravo. Siamo qui con Amoruso che sfortunatamente avete perso, dove hai fatto una grande partita. Io mi congratulo perché sei andato avanti e indietro tutto il tempo, però purtroppo sei riuscito a fare un solo gol, però non ce l'hai fatta a far vincere la tua squadra. Che cosa è mancato questa sera, ragazzi? Diciamo che il primo tempo è stato un po' sottotono. Il secondo abbiamo trovato un po' più la quadratura e abbiamo messo sotto la squadra avversaria, che comunque è una gran bella squadra, organizzata, con diciamo, alcune individualità importanti. Sarà un peccato perché sul 2-1 abbiamo avuto delle occasioni, diverse occasioni per pareggiare, poi ci siamo sbilanciati un po' e l'ultimo minuto penso hanno fatto il 3-1. Diciamo che avete avuto dei momenti di calo, perché poi ho visto gran parte della partita voi comunque siete riusciti ad attaccare, a fare anche dei team importanti in porta. Sì. Però purtroppo un po' la sorte, un po' la lucidità, la poca lucidità e vi hanno penalizzato. Peccato. Va bene, Amoruso, a chi vuoi dedicare il migliore in campo? Ah, sempre al capitano, anche se non era presente quest'oggi, quindi la dedico a Bannella. Va bene, in bocca al lupo per il crepi. Ciao ragazzi. Ciao.